Il conte Ugolino della Gherardesca è stato un nobile pisano, di origine sarda, vissuto tra il 1220 e il 1289. Sebbene facesse parte della stirpe ghibellina, nel 1275 si alleò col genero Giovanni Visconti, facente parte del partito guelfo, per difendere dei suoi feudi in Sardegna. Dopo un breve periodo in esilio, ritornò a Pisa nel 1276. Da questo momento il conte Ugolino cominciò a primeggiare e acquistò in breve tempo grande autorità e prestigio, fino a ottenere il comando della flotta nella lotta contro Genova. Dopo il disastro nella battaglia della Meloria nel 1284, ritornò a Pisa, dove rivestì il ruolo di podestà. Per fronteggiare la pressione delle città alleate a Pisa, Firenze e Lucca, il conte Ugolino cedette alcuni castelli pisani. Nel frattempo stringe un'alleanza col nipote Nino Visconti. Nel 1288, dopo il ritorno dei prigionieri della Meloria, l'arcivescovo di Pisa, Ruggero degli Ubaldini e le famiglie più importanti della città capeggiarono una rivolta popolare che scacciò dapprima Nino Visconti e che infine catturò il conte Ugolino, il quale venne tenuto prigioniero nella Torre della Muda, da quel momento anche chiamata Torre della Fame, prima di essere lasciato a morire per inedia insieme ai figli e ai nipoti. La storia del conte Ugolino deve la sua notorietà a Dante, che lo pone come protagonista del 33° canto, collocandolo nella seconda zona del nono cerchio, quella dei traditori della patria, per aver raggirato Pisa nella battaglia della Meloria. Dante si trova ad assistere a una scena raccapricciante: un dannato addenta furiosamente il cranio di un altro. E il conte Ugolino, e il cranio è quello dell'arcivescovo Ruggeri, causa della sua triste morte e della sua presenza nell'inferno. Il conte racconta al sommo poeta gli ultimi giorni prima della sua scomparsa. Lascia però, avvolte nel mistero, le modalità della sua morte. Si narra infatti che egli abbia mangiato i figli per cercare di sopravvivere. Ma andiamo adesso ad esaminare gli ultimi versi del racconto di Ugolino. Pascia che fummo al quarto di venuti, gaddo mi si gettò disteso ai piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti, quivi morì, e come tu mi vedi, vidio cascarli tre, ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che pur morti, poscia più che il dolor potei il digiuno. Il conte narra di essere stato murato nella sua cella e di aver visto tutti i suoi figli e nipoti perire. Infine, ormai straziato e stanco, muore anche lui, in preda al dolore. Ma l'ultimo verso, poscia più che il dolor poté il digiuno, è suscettibile di una duplice interpretazione. Essi infatti può significare che il conte sia morto per inedia, oppure che egli sia morto dopo aver fatto pasto del corpo dei suoi cari. Nel periodo in cui è vissuto Dante, questa storia era molto comune. Ecco perché l'autore della Divina Commedia decide di dare a questo verso una posizione di centralità, collocandolo nel mezzo del canto. E ciò potrebbe giustificare il perché Dante ritrae il conte Ugolino con le sembianze di un cane, mentre addenta la testa dell'arcivescovo Ruggeri. Ma nel 2002 sono state fatte delle ricerche sui resti umani delle povere vittime, conservate in una cappella privata. I risultati delle analisi escludono la presenza di tracce di magnesio, sostanza che viene sintetizzata dal corpo umano quando si ciba di carne, nelle ossa del conte. A supporto di questa tesi c'è anche il fatto che la mandibola del conte non aveva denti, quindi anche volendo non avrebbe potuto cibarsi dei figli. Vi è da dire, infine, che sulla scatola cranica del conte è stato riscontrato un trauma, molto probabilmente dovuto al combattimento durante la cattura a Pisa. Resta dimostrata quindi solo la prima tesi, ovvero che il conte sia morto di inedia, senza alcun coinvolgimento dei figli.